Santa Rafka, Rebecca, in unione con la passione di Cristo. È tranquilla, sorridente, sopporta la sofferenza con pazienza, in silenzio, nella preghiera e nella gioia, ripetendo, in unione con la passione di Cristo. Le novizie sono impressionate. Rafka soffre per 17 anni dolori atroci e continui, notte e giorno, ma non la sentono mai lamentarsi o compiangersi. Anzi, spesso le tranquillizza e ringrazia Dio per le sue sofferenze. Nasce a Imlaia, in Libano, il 29 giugno 1832. I genitori le insegnano ad amare Dio e a pregare ogni giorno. A 7 anni perde la mamma e a 11 suo padre. La manda a servizio per 4 anni. I familiari le prospettano il matrimonio, ma la ragazza manifesta la volontà di farsi religiosa. Nel 1853 entra nel convento di Nostra Signora della Liberazione e, nonostante l'opposizione paterna, pronuncia i voti nel 1856. Quando il suo ordine si fonde con un altro, nel 1871 entra tra le monache libanesi maronite, prendendo il nuovo nome di Rafka. Nella festa della Madonna del Rosario del 1885 chiede al Signore di partecipare alla sua passione e da allora la sua salute comincia a peggiorare. Vive l'ultimo periodo della vita cieca e paralitica, ma il suo volto resta luminoso e sereno fino all'ultimo respiro, il 23 marzo 1914. A lode di Dio.